Viviamo maggio con Maria. 4 maggio, madre dei poveri. Nei giorni in cui la nostra vita procede senza alcuna difficoltà materiale, certamente il nostro cuore è rivolto a ben altri interessi. Ci sentiamo autonomi e autosufficienti. Non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, ma basta un disguido, una malattia o un problema economico per farci riflettere, sentire una nullità. È in questi momenti che comprendiamo la povertà, la miseria e la disperazione di chi non ha un boccone per sé o per i propri figli. Maria ci viene incontro. Con la sua vita vissuta nella semplicità e povertà di Nazareth. Perciò Maria è madre dei poveri, del povero che non ha casa, del povero che non ha pane, che non trova lavoro, che sta alla porta della chiesa. Maria è madre dei poveri perché li soccorre, muove i cuori e la mano in loro favore, li consola, li incoraggia, li guida e li ammaestra. Con la sua vita, col suo esempio, mostra loro la casa umile e povera di Nazareth, fa vedere l'umile grotta di Betlemme, l'esilio verso l'Egitto, insegna un segreto per sopportare la povertà e tramutarla in vera ricchezza. Se sono povero, e mi rivolgo a Maria, la povertà non sarà per me una croce. Se desidero che Maria mi ami, vuoterò il mio cuore di tutte le cose terrene per riempirlo dell'unico grande tesoro, Gesù. Maria, paziente e materna, continua a offrire a tutti il dono che fa ricchi, Gesù. Bisogna invocare Maria, amarla, attaccarsi al suo manto materno, prendere quella mano che ci porge e non lasciarla mai più. Raccomandiamoci ogni giorno a Maria, nostra madre, rallegriamoci, lavoriamo con Maria, soffriamo con Maria, desideriamo di vivere e di morire tra le braccia di Gesù e di Maria. Fioretto, pregherò di più, cercherò di arricchire questo mio povero cuore pieno solo di miserie e di aspirazioni terrene. Giaculatoria, dischiudi, mio Maria, del ciel le porte. Quando sarà vicino alla morte. Preghiera a Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre di misericordia, guarda a noi con intenso amore. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. La terra che tu stessa hai conosciuta è piena di tristezza. Proteggi quanti, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto, suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare e che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro figli perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora un lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane abbondante e serenità, che la loro umiliazione non li abbatta. Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere giorno per giorno la propria avventura, nell'attesa di giorni migliori. Guarda benigna coloro che, illudendosi di aver raggiunto quaggiù lo scopo della vita, ti hanno dimenticata. Sii buona con coloro a cui Dio ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, perché non sciupino questi doni in cose inutili e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama finalmente coloro che non ci amano più. Maria, madre di tutti noi, donaci speranza, pace, amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera trovata nella chiesa di San Giovanni Rotondo.